Buonasera, salve, è già chiaro per me nel momento stesso in cui premo REC sulla macchina fotografica che questo video verrà con svariati tipi diversi di luce perché ci sono delle nuvole drammatiche. In questo momento c'è il sole, sta piovendo però con il sole e ci sono dei nuvoloni molto 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 grigio scuro. Densi proprio di pioggia lì, del resto lì però ci sono dei nuvoloni blu scuro che insomma un po' minacciosi lo sono anche loro. Allora vediamo come va a finire, no? La gara dei nuvoloni. Poi tra l'altro le nuvole si spostano veramente molto velocemente da queste parti. Allora, che cosa ho usato? L'ho detto che questo è il video dei favoriti per quanto riguarda il mese di aprile e per quanto riguarda i prodotti da trucco. Che cosa ho usato nel mese d'aprile? Che cosa mi è piaciuto, ma anche che cosa mi è piacicchiato, così così. Il mese di aprile è stato il mese in cui nella mia vita trucchettosa, trucchettaia, sono entrate le Beauty Blender. Qui ne ho un esempio gigante, ma questa non è mia, questa è la Beauty Blender di Stefan, fa ridere a dirlo, ma in realtà Stefan che cosa ci fa? Ci dipinge con queste, ci decora la carta da regalo, ci fa tante cose e più che altro le bagna e poi ci fa così. E dice che bel rumore, va in giro per tutta la casa dicendo che bel rumore si porta la beauty blender del cliente, gli fa sentire il rumore, dei clienti magari no, ma dagli amici sì. Allora, le beauty blender, questa è gigante, anche perché in questo momento è bagnata, e infatti è di Stefan, ma la beauty blender che è entrata per prima nella mia vita è stata questa, che vedete è ben più piccola, ed è un'edizione limitata, era un'edizione limitata della marca interna del DM, la marca interna del DM si chiama Ebelin, è così, ma ce ne sono anche di più piccine, ne ho comprate due minuscolissime proprio da concealer recentemente, però stavolta le ho comprate a Rossmann. E allora, queste spugnette, tutte quelle che si vendono al DM e anche quelle che si vendono a Rossmann, bagnandole si ingigantiscono e diventano cicciotte. Trattengono bene l'umidità e diventano leggermente più pesanti e funzionano molto molto bene. Mi ha divertito moltissimo usare la Beauty Blender nel mese di aprile. Questa la trovo assolutamente ideale perché è grande abbastanza per la mia faccia. Questa per me sarebbe gigantesca, troppo grande, ma riesco a capire senza difficoltà che questa va bene per chi usa il fondotinta. Io il fondotinta non lo uso, quindi che ci faccio? Anche se sì, certo, la Beauty Blender si può usare anche per le polveri, ma adesso dal discorso capirete perché non è cosa per quanto mi riguarda usare la Beauty Blender con le polveri. Io perché l'ho comprata? L'ho comprata questa, di questa misura, che comunque diventa un bel pochino più grande. L'ho comprata con l'intento di usarla per blend, per sfumare l'uno nell'altro concealer e illuminante, ma anche per esempio per sfumare i blush cremosi, no? E appunto nel fare tutta questa operazione mi è stato subito chiaro qualcosa di cui vado tosto a parlarvi. Allora, numero uno è, cioè necessariamente la Beauty Blender è una cosa che dopo l'uso bisogna lavare. E questo porta via un bel po' di tempo, cioè ci vuole del tempo. La Beauty Blender ridiventa pulita alla perfezione se uno però dedica del tempo a lavarla, nel senso che la Beauty Blender ci mette un sacco di tempo a ripulirsi, nel senso dovete stare lì a morbidamente cercare di passarvela fra le mani. Io tra l'altro le Beauty Blender le lavo con il sapone per i piatti, ma perché il mio sapone per i piatti è naturalmente organic e io mi ci lavo anche le mani perché è delicatissimissimissimissimissimo. E quindi ci vuole un bel po' di tempo a fare così, cosà, strizzare, poi continua a uscire sapone, nonostante io ne usi proprio una goccina microscopica, continua a uscire sapone per minuti interi no, ma per decine e decine e decinaia di secondi, no? Dicendo decine e poi decinaia, si spera che il pubblico
che non ha familiarità con il signor Guzzanti, perlomeno si renda conto che io conosco l'esistenza del termine decine e decina, e se uso decinaia ci sarà un perché e lo starò usando in modo ironico. Dico questa cosa sempre perché mi è capitato più di una volta da parte di persone diverse, aver ricevuto commenti e messaggi privati addirittura in cui mi si faceva notare che non sapevo parlare perché avevo detto sapevatelo, e quindi il mondo è bello perché è vario. Quindi dicevo, lo svantaggio numero uno evidente della Beauty Blender è che insomma si perde un sacco di tempo poi a ripulirla, a lavarla. Lavandola subito dopo l'utilizzo, assicuro, la Beauty Blender viene perfettamente pulita, però bisogna stare lì proprio a lavarla, bisogna stare lì ad usare una certa delicatezza, considerando che io mi trucco quando vado al lavoro e considerando che ho sempre tempi ristrettissimi. Sì, la lavo subito dopo l'uso, nel senso ancora prima di uscire per andare a lavorare, proprio esattamente nel minuto successivo ad aver finito di truccarmi. Però ecco, insomma, è una cosa che mi costa fare, quindi questo è lo svantaggio numero uno della Beauty Blender per quanto riguarda la mia esperienza durante il mese d'aprile. Lo svantaggio più grande della Beauty Blender, però, per quanto mi riguarda, è senza ombra di dubbio il fatto che con la Beauty Blender bisogna stare molto, molto, molto attenti, e parlo per coloro i quali usino, abbiano intenzione di usare o usano già normalmente solo e esclusivamente prodotti contenenti ingredienti interamente naturali, se volete usare la Beauty Blender dovete stare veramente attente e veramente attenti a non intingere la Beauty Blender da nessuna parte praticamente, cioè mai mettere la Beauty Blender direttamente dentro una cialda, mai mettere la Beauty Blender direttamente dentro una crema, che ne so, un blush cremoso dentro la cialda, ma soprattutto anche purtroppo attenzione a. Perché la Beauty Blender che cos'ha? Beauty Blender è bagnata, no? Io l'ho sempre usata bagnata. La Beauty Blender è bagnata, quindi regala umidità naturalmente alla faccia. E con questa umidità, e questa umidità regalata dalla Beauty Blender, ed è la consistenza del materiale della Beauty Blender a fare la blendosità carina della Beauty Blender, cioè a sfumare bene i prodotti, però questa umidità poi rimane per qualche secondo sulla faccia fin quando non si asciuga, e se voi poi subito dopo ci andate con il pennello, con un pennello per esempio da blush, se voi poi immediatamente dopo quel pennello da blush lo intingete nella cialda e la cialda è fatta di ingredienti interamente naturali, va a finire perfino pregiati, rarità, però insomma può succedere. Cioè il blush dopo vi va male perché ci avete trasportato indirettamente l'acqua che era stata lasciata dalla vostra Beauty Blender sulla faccia. Questo è uno svantaggio molto grande per chi usa prodotti contenenti ingredienti interamente naturali. Bisogna proprio stare costantemente con il pensiero in allerta e badare bene con molta esattezza e precisione a ciò che si fa e a dove si sfuma la Beauty Blender, a quello che ci si appoggia sopra subito dopo e con che cosa ce lo si appoggia e cosa si fa con quello strumento immediatamente dopo. Quindi, cioè, diventa impegnativo l'uso della Beauty Blender. Tuttavia, io nel mese di aprile la Beauty Blender l'ho usata, non tutti i giorni, nei giorni in cui avevo tempo, e mi sono veramente divertita ad usarla perché sfuma molto molto bene. E sfuma in una maniera estremamente piacevole, fa la faccina tutta carina, tutto quello che volete, però comunque io tutte queste cose le faccio lo stesso anche con le dita, quindi alla fine.
tutta questa utilità della beauty blender, però è carina da usare, cioè c'è proprio un divertimento fisico ad usare la beauty blender perché rimbalza, fa un puochi puochi carino sulle guancine, dà un aspetto diffuso che è più facile da ottenere con la beauty blender, anche se con le dita è esattamente ottenibile nello stesso modo, ma ci vuole leggermente più tempo, leggermente più attenzione. Cioè vanno calibrate le azioni e ottimizzate le azioni e bisogna organizzarsi bene per cercare di riuscire a capire a conti fatti con cosa si perde meno tempo. E quindi nel mese di aprile hanno vinto tutto sommato le dita contro la Beauty Blender, che invece ha vinto, però ha perso perché non è pratica, non è stata per me più di tanto pratica, però ha vinto perché mi sono divertita tantissimo ad usarla. Ok, enough con la Beauty Blender, e adesso invece volevo parlarvi del grandissimo divertimento, l'altro grandissimo divertimento del mese di aprile, che è stato mescolare questi due simpaticoni. Questi due simpaticoni sono uno il concealer di Everyday Minerals nella colorazione Soft Peach e l'altro è il Rose Tint Highlighter di Alverde. Allora, questi due sapete già ce l'ho sulla faccia anche in questo momento, però in questo momento ho sulla faccia anche un pochino di highlighter in cialda, illuminizer di come si chiama? Di 100% Pure. E perché mi è piaciuto sovrapporre questi due? Perché ci sono delle volte in cui io devo andare a lavorare con delle persone che se si sono accorte del trend dell'illuminante e del glow così, forse non lo accettano al 100%, forse lo trovano un po' fuori luogo, specialmente in certi ambienti in cui è di rigore un dress code e quindi anche un faccia code piuttosto austero e piuttosto rigoroso. Quindi io per usare lo stesso l'highlighter, però allo stesso tempo per mescolarlo in maniera che non si veda troppo, durante il mese di aprile l'ho sovrapposto, cioè ci ho messo sopra il concealer, cioè trucchetto semplice semplice. E comunque il concealer ne ha guadagnato in luminosità e l'highlighter è risultato comunque visibile, però in maniera molto 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 più subtle, molto subtle, ho detto un po' alla tedesca, molto più impercettibile, impercettibile per chi non sia espertone di highlighter e di cose moderne. Allora, questo è il concealer, ho detto tante volte, però lo rifaccio sempre il teatrino qui per permettervi di capire che non dovete comprare questo concealer perché se vi piace mettervi sulla faccia un quintale di concealer coprente, ecco, questo non copre niente, vedete, è scomparso, quindi non vi conviene comprarlo, ammesso che esista ancora sul mercato, perché mi sa di no. L'highlighter di Alverde invece, vedete, l'applicatore è così, si trova tuttora nei negozi. Esiste anche una variante bronzata color bronzo molto molto carina, ma purtroppo contiene degli ingredienti che vanno a male e tutte le confezioni che sono nei negozi sono tutte andate a male. Alverde dovrebbe risolvere questo problema, mentre invece la formulazione del Rose Tinted, ossia quello non bronzato, è una formulazione a posto. Io ce l'ho da un anno, so perché mi stava per schizzare via dalle mani, io ce l'ho da un anno e passa, e è ancora assolutamente perfetta, anche la fluidità del prodotto è ancora assolutamente perfetto. Alverde dovrebbe veramente fare qualcosa, perlomeno per prendere atto di questa cosa, ma sapete, le ditte ammettono con difficoltà il fatto che si sono affidate a dei produttori in conto terzi che usano magari dei materiali riciclati o dei materiali che ammucchiati insieme senza seguire un certo criterio rischiano di andare a male molto molto velocemente. Veramente questo è un problema moderno dei cosmetici contenenti ingredienti interamente naturali, purtroppo spesso anche certificati,
ma però, scusate, ho detto ma però, molto di qualità veramente ignobile, da bassa a infima a ignobile. Questo è un andazzo che ha preso il mondo dei cosmetici contenenti ingredienti interamente naturali, e da questa tangente non torniamo più indietro, secondo me andrà sempre peggio. E comunque, insomma, questo è l'highlighter e qui c'è il concealer che è invisibile. Nel mese di aprile mi sono divertita tantissimo a usare questo pennello, che è un pennello di Everyday Minerals che ho da un bel po' di tempo, anni, veramente anni. Forse una volta la scritta Everyday Minerals era in nero, però adesso busica è rimasta solo intagliata qui dentro nel manico di legno. Mi sono divertita tantissimo a usare questo pennello con questo bronzer. Questo è il Cocoa Bronzer di 100% Pure. A me questo Cocoa Bronzer piace tantissimo, io sono proprio completamente innamorata del Cocoa Bronzer, ce l'ho sulla faccia anche in questo momento, è magico, ma anche questo, come le Beauty Blender, ha degli svantaggi e sono degli svantaggi purtroppo grossi. Allora, se voi andate a vedere gli ingredienti di questo bronzer, carina la confezione che è dentro lo specchietto, no? Però, guarda, quasi come un film questo specchietto. mi fa venire in mente un film che si chiama Tirée sur le pianiste. Che dicevo? Sì, la confezione è carina perché ha lo specchietto, però allo stesso tempo è una confezione molto molto vulnerabile perché è fatta di niente. Io vi faccio vedere soltanto una cosa sperando di non distruggerla in diretta. Vi faccio vedere, non so se riuscite a vedere qui, no? Che c'è un piccolo, vedete? Questo, volendo. Sentite questo rumore? Si scardina, è fatta di niente questa convenzione, ciao. Quindi non si può portare in giro e proprio io quando mi trucco la mia preoccupazione è sempre aiuto, mi cade il blush di 100% Pure, perché poi questo costa soldoni, 36 euro, una cifra inimmaginabile. Poi se andate a vedere la formulazione di questo blush, di questo bronzer, noterete che è impregnato di burro di cacao, di polvere di cacao, autentica polvere di cacao, poi pigmenti vari di frutta e ancora altri oli. Mi sembra di ricordare che c'è l'olio di avocado e un altro olio ancora. Cioè questa cialda è impregnata di sugo fatto di burro vegetale e di oli vegetali. E questa cosa si sente parecchio sulla faccia, nel senso che questo è un bronzer che vi ingrassa la faccia. Allora, se avete la faccia a tendenza acneica, se avete la faccia mista, se avete la pelle mista, cioè questo proprio veramente non è un bronzer che fa per voi, seriamente. Oltre al fatto che si applica sempre molto molto a macchiolona, nel momento in cui lo si applica è una macchiolona, poi però sfumandolo moltissimo con il pennello, il calore della frizione tra pennello e faccia scalda il prodotto, siccome appunto il prodotto è fatto di oli e di burri e di un burro, il burro di cacao e di olio, e vi faccio vedere, ne prendo un pochino, no? Con il pennello, ne ho preso proprio un pochino, potevo prendere ancora un po' di più, adesso vedrete che cosa succede sulla mia guancia. Allora, io lo metto così, vedete che succede? È una macchiolona. Però poi questa macchiolona, con molto olio di gomito, come si diceva una volta, riuscite a sfumarla perché il pennello si scalda anche il viso, si scalda anche la polvere e la polvere poi si sfuma, che è una meraviglia. Però ci dovete stare un po' a fare questo lavoro. Adesso faccio tutto il video con la macchiolona di blush sopra la faccia. Beh, è andata così. Insomma, ci sono un po' di svantaggi in questo blush e soprattutto l'altro svantaggio è non si può pensare oggettivamente e sensatamente di usare un pennello per questo bronzer, che io continuo ad usare blush perché spesso lo uso anche come blush. Non si può pensare di usare un pennello e poi di utilizzare questo stesso pennello da intingere poi in altre polveri, magari polveri minerali, perché
Il pennello, lo vedete? Risulta intensamente un ticcio e appiccicaticcio. Questo è appiccicaticcio di unto, niente altro se non unto e grasso del burro vegetale e degli oli vegetali che ci sono dentro il bronzer. E questo grasso poi lo trasferisce nelle altre cialde e il discorso va sempre a finire nello stesso punto, ossia mi fa andare a male altre cose, no? Me le deteriora, me ne altera la consistenza. Il colore del blush è così, vedete, io continuo veramente a chiamarlo blush perché questo è un bronzer, però come bronzer vedete com'è rossiccio. Nonostante la rossiccità, comunque a me piace tantissimo come colorazione. Ecco, la sua colorazione è così. Poi sfumandolo e sfumandolo molto e facendo una frizione che scaldi, che procuri calore, man mano il bronzer si diffonde in maniera molto molto omogenea e si fonde proprio con la pelle. Ho usato due pennelli, preferibilmente per gli occhi, anche negli occhi involontariamente qualche volta, durante il mese di aprile sono stati questi due. Tutti e due di Zoeva, tutti e due di tanti anni fa, di quando Zoeva vendeva pennelli che costavano 5 euro, non come adesso che invece sono molto, non molto, però insomma sono un bel po' aumentati di prezzo. Nelle profumerie Douglas tedesche i pennelli di Zoeva ora come ora costano questi, quelli sottili, piccini, da occhi, costano sui 9-10 euro, qualcosa così. Insomma, c'è stato un aumento di prezzo. Questi sono il 230, questo che ho usato nel mese di aprile per sfumare la matita e per sfumare i colori sia sotto l'occhio, l'attaccatura delle ciglia, sia sopra, sempre all'attaccatura delle ciglia. E poi il 231 è questo, è un fluffy brush. Però è piccolo, vedete? Io ho poco spazio sulla palpebra, ho poco spazio al ridosso del crease, poi la palpebra è abbastanza vecchia, decrepita, mi si è indecrepitita, è diventata decrepita tutto un colpo a causa dei disastri provocati dalla malattiona cattiva e brutta. E quindi mi fa gioco avere un fluffy pennello piccolo che io più che usare per sfumare uso sempre per depositare proprio colore. A me piace depositare colore, specialmente a ridosso del crease, da queste parti in modo già diffuso in partenza e già molto soft in partenza. Ho sempre usato i fluffy brush per applicare colore a ridosso del clise, nell'angolo del crease, nell'angolo esterno dell'occhio. L'unico ombretto che vi faccio vedere per il mese di aprile è questo, il Solo numero 5 di Dr. Hauschka, che è un ombretto blu che non è tantissimo simpatico, vedete, Solo numero 5, non è tantissimo simpatico, però io l'ho usato molto durante tutto il mese di aprile, proprio con una certa costanza. Perché non è simpatico questo ombretto? Questo è il suo colore. Non è simpatico perché il colore si applica veramente male, cioè vedete che differenza che c'è tra la cialda e il colore? Sono proprio, sembrano due colori diversi. E il colore è troppo trasparente, non è saturo e niente. Quando lo appoggiate sulla mano scrive ancora, ma sulla palpebra bisogna veramente ripetere l'applicazione, sovrapporre applicazioni su applicazioni prima che oggettivamente si veda qualcosa che se una persona ti incontra dice ti sei messa del blu sulla palpebra, perché altrimenti con un'applicazione sola sembra che ci sia messi che ci si sia messi, mamma mia, una specie di grigio strano, di grigio fangoso sulla palpebra. Mi sto distraendo, c'è una nuvola con una forma veramente molto strana che non sembra neanche una nuvola, sembra un buco in mezzo alle nuvole, ma viaggia insieme a tutto il resto delle nuvole, non ha il colore del cielo. È veramente un'oggettistica strana. Davvero, mi sciocca un pochino. Non riesco a capire che diavolo è, seriamente. È una formazione
nell'aere, che però non è una vera e propria nuvola, si muove, cambia forma in continuazione, non è un buco tra le nuvole. Cioè, veramente strano. Vabbè. E insomma, quindi questo ombretto è debolino, però io comunque l'ho usato durante tutto il mese di aprile. Tra l'altro l'ho usato proprio con il suo microscopico Winzig applicatore. Winzig in tedesco significherebbe quasi ridicolo applicatore, ridicolo per la sua piccolezza. Vedete, infatti questa parte in questo momento è sporca. Quindi questo ombretto è l'unico ombretto di cui vi parlo, perché gira che ti rigira, a parte la solita base per occhi che originariamente era una liner di Alverde, bla bla bla, già detto e già mostrato 1000 volte, e a parte un ombretto di Terra Naturi che comunque vi ho mostrato già nel video dei favoriti del mese di marzo, non ci sono stati ombretti che ho usato così tanto come questo di Aushka, e per questo ve ne parlo. Matite per gli occhi sono state queste due, sempre rigorose in combinazione l'una con l'altra, e sempre rigorosamente prima quella marrone e poi la color ruggine della Santé. Questa matita ha due punte, io però uso sempre soltanto una punta perché una punta è senza glitter, l'altra punta è con glitter, e insomma, sempre per il discorso dell'austerity sul posto di lavoro, preferisco la versione senza glitter. Quest'altra è una matita della Zantè, la matita color ruggine della Zantè, che come ho detto tante volte purtroppo non esiste più in commercio. La strana formazione tra le nuvole è super scomparsa, non c'è assolutamente più. Vabbè. Ho usato però anche matite per le labbra. Nel mese di aprile ho usato di nuovo, ho ricominciato ad usare la Soft Mocha di Alverde, che avevo un po' lasciato da parte nei mesi precedenti perché erano arrivate le lip liner di MAC. La Soft Mocha è sempre un classico, però certo, avendo a disposizione tante matite di MAC, il divertimento che queste matite provocano nel creare nuove combinazioni, ecco, questo è passato un pochino in secondo piano, però sempre una fantastica matita, sempre un piacere ritrovarla, sempre bellissima su tutta la superficie delle labbra, anche usata come rossetto, una gran matita, anche questa esaurita, non si trova più, uscita fuori commercio già da un bel po' di tempo. Sì, adesso perché c'è un orologio a cucù da qualche tempo in questa casa e siccome sono le 7 di sera, giustamente c'è l'orologio, c'è il cucù, c'è l'uccellino bianco che esce dal suo tondino buchino e segna però credo 8 rintocchi perché non riusciamo a regolarlo bene. Non si è capito se c'è un difetto nell'orologino oppure se boh, siamo noi che siamo troppo scemi per capire come funziona, troppo scemi per capire come funziona. È stato acquistato questo cucù da Muji. Una casina bianca con dentro un uccellino bianco. A me fa tanto pensare a un uccellino con casetta che per sbaglio siano stati tutti e due intonacati da un imbianchino che non ci vedeva bene, da Mr. Magoo che tentava di ridipingere il giardino credendo di essere nel salotto. Ecco, mi fa sempre venire in mente questa cosa tutte le volte che guardo il cucù. Parlando di matite di MAC, nel mese di aprile le più usate in assoluto tra tutte quelle che ho sono state sicuramente queste due, ossia Cork come sempre e poi Whirl. Whirl ha il colore delle mie labbra, soltanto leggermente più, come se fosse il colore delle mie labbra, però in versione caramella, rossastra, ma non realmente rossastra. Vedete che colore che è Whirl? È un colore che non è veramente rosso, non è veramente marrone, non è neanche mattone, è un intensificatore di colorazione di labbra, perlomeno per la pigmentazione delle mie labbra. L'ho usato molto volentieri su tutte le labbra. L'ho usato qualche volta come contorno labbra, sebbene Whirl sulle mie labbra come contorno labbra fa l'effetto grandioso, intendiamoci, perché è molto molto attraente, fa l'effetto labbra screpolate, no? L'effetto labbra che hanno
che hanno avuto dei momenti molto intensi. Ecco, però è un effetto che a me non serve, cioè non mi piace andare in giro con quell'effetto sulle labbra, ecco. Neanche quando è naturale mi piace andarci in giro. Invece Cork, sempre molto molto adatto per fare il contorno delle labbra, per riempire le labbra, per creare giochi di chiaroscuri e cose di questo genere. Cork, grandissimo lip liner. Tra l'altro esiste anche sotto forma di ombretto Cork, però come marrone e come ombretto non lo so, non mi piacerebbe questo colore sulla palpebra come ombretto in cialda pressata, anche se devo dire che tutte e due l'ho usati anche naturalmente sugli occhi, no? Perché no? Ci sono delle ragazze che si fanno degli scrupoli pazzeschi, siccome hanno comprato una matita come matita per le labbra, allora hanno una paura, proprio una paura orrifica di usare la matita per le labbra sugli occhi, e ne hanno veramente terrore e paura, non si capisce perché. La matita per le labbra può essere usata tranquillamente quando ha ingredienti sintetici, il discorso quasi non si pone perché tanto le ditte che adoperano ingredienti sintetici non si fanno scrupoli, e sia dentro le matite per le labbra sia dentro le matite per gli occhi ci mettono le peggiori schifezze, no? Però nella teoria una matita per labbra dovrebbe contenere ingredienti che sono adatti alla vicinanza con la bocca. Nella realtà non è mai così, non è mai così neanche per le matite fatte di ingredienti interamente naturali. Ma comunque parliamo di teorie, no? Nella teoria, quindi, quali ingredienti migliori di una matita per le labbra? Sempre teoricamente, quindi perché non usarla anche sugli occhi? Mi si potrebbe obiettare, le matite per le labbra generalmente hanno una formulazione più grassa. Ma dipende, non è detto. Ci sono delle matite, per esempio le matite di MAC, che vi ricordo, contengono ingredienti che sono gli stessi identici ingredienti, a parte i pigmenti e le lacche, delle matite certificate eco-bio della drogheria tedesca che si chiama Müller. Quindi per questo io infatti uso le matite per le labbra di MAC, ma come vedete bene solo le matite che hanno il legno chiaro, non le matite della linea Pro Longwear, perché le matite della linea Pro Longwear, appunto perché sono Pro Longwear, contengono al loro interno le peggiori schifezze di cui sopra, di cui vi stavo parlando prima. Casomai il discorso sarebbe, tornando al discorso di usare le matite destinate a una cosa per un'altra cosa, casomai il discorso avrebbe un minimo di senso al contrario, cioè le matite per gli occhi spesso contengono pigmenti, perlomeno le matite contenenti ingredienti interamente naturali, spesso contengono pigmenti che assolutamente non sono adatti per l'uso sulle labbra, non sono lip safe. Informatevi su cosa significa lip safe, scoprirete un mondo e scoprirete che veramente vi dovete moderare e dovete controllare cosa diavolo, cosa cavolo c'è dentro i vostri rossetti, anche quelli apparentemente contenenti ingredienti interamente naturali, ma chissà perché, soprattutto in Italia, pigmenti selvaggi, no? Che assolutamente non sono lip safe. Ecco, in quei rossetti non dovreste usarli, per esempio, dovreste capire alcune cose. E insomma, casomai il discorso sarebbe il contrario: uno si dovrebbe preoccupare, una si dovrebbe preoccupare perché dovrebbe prima controllare che pigmenti ci sono dentro una matita destinata agli occhi prima di poterla usare in sicurezza anche sulle labbra. Per esempio, io questa matita l'ho comprata perché prima di comprarla ho controllato tutti i pigmenti e ho visto che erano tutti pigmenti utilizzabili anche sulle labbra, tutti lip safe. Poi il destino ha voluto che io finora questa matita sulle labbra non l'abbia utilizzata mai, però intanto il mio controllino l'ho fatto. E poi per le labbra ci sono stati anche alcuni rossetti nel mese di aprile, però siccome a vincere sono state senza dubbio le matite che ho usato più e più volte, soprattutto come rossetto
mai completamente matte, perché io non posso andare in giro con le labbra distrutte, disintegrate, sempre con una puntina di lucide labbra sopra, ma insomma hanno vinto decisamente durante il mese di aprile le matite come prodotto da labbra. Tuttavia ho usato anche dei rossetti, e in particolare due, che sono questi due, uno è un rossetto di Alverde e uno è un rossetto di Lavera. Il rossetto di Lavera si chiama Modern Camel numero 31. Tra l'altro, nel video in cui io vi presento questo rossetto, sbaglio rovinosamente a leggere il nome, dico tutto un altro nome. E il bello è che anche degli altri rossetti di Lavera che vi presento nel video dico un nome sbagliato. E buh, non so perché è successa questa cosa. Questo che colore è? È una specie di marroncino castagnoso, castagnato, forse nel bullet più castagnato rispetto alla macchiolina di colore sulla mano. Sulle labbra riacquista un po' della sua castagnosità, però comunque rimane un rossetto chiaro, sicuramente un nude, come nude è abbastanza scuro, però è comunque un rossetto chiaro, soprattutto in confronto a questo. Questo è un po' lo stesso tipo di colore, si chiama Muscat Brown numero 10, faceva ovviamente, chiaramente, evidentemente parte di un'edizione limitata. Questo io da quando l'ho comprato lo uso in continuazione perché mi piace veramente tanto. È un po' lo stesso tipo di colore, solo più freddo e più orientato sul bordeaux, e questo mi piace veramente tantissimo. Mi piace tantissimo anche perché è un rossetto piuttosto asciutto, come sono spesso i rossetti di Alverde negli ultimi tempi, e tuttavia si siede abbastanza bene sulle labbra, non c'è bisogno di contornare le labbra perché, appunto, essendo così asciutto, non va girando da nessuna parte. La stessa cosa non si può dire per questo, i rossetti di Lavera tendono purtroppo ad essere spesso troppo oleosi, troppo pastosi, troppo cremosi. Se non si fa un contorno labbra fatto bene e se non si tampona un paio di volte il rossetto, poi lo si riapplica, poi lo si ritampona, purtroppo io a volte mi sono accorta nel mese di aprile, a fine giornata di lavoro, sentivo distintamente che c'era ancora il rossetto, poi mi sono andata a guardare nello specchio, il rossetto aveva smaterializzato verso l'esterno, dilatandolo il contorno delle labbra, una cosa oscena, inguardabile. Non so se avete presente l'effetto bruttissimo di cui vi sto purtroppo parlando. Ecco, i rossetti di Lavera, no? Però comunque sono rossetti che mi piacciono molto, magari però per i giorni in cui non devo parlare tanto. Ci sono stati anche diversi lucidalabbra, tre per l'esattezza, ossia questi tre, e poi il video finisce. Un lucidalabbra è questo di Estelle e Tilde, che io a dire la verità sto usando anche come contorno occhi. È grazioso, qui dentro nella formulazione però, se ben ricordo, c'è l'acqua, e questa cosa rende questo prodotto, cioè non lo fa andare tantissimo d'accordo con le mie labbra, nel senso io non lo trovo più idratante di tanto, preferisco decisamente i prodotti che sono fatti di burri, di oli, ma senza acqua, cioè un prodotto per le labbra con l'acqua dentro, perché comunque non mi ricordo con esattezza in questo momento, mi sembra di ricordare che qui dentro ci sia l'acqua, sono sicura al 100% meno 00,000000 frazione di 1. Quindi, boh, bisognerebbe controllare. Come base per le labbra è grazioso, come lucida labbra un po' meno, perché come lucida labbra è molto instabile. Ho preferito, infatti, come lucida labbra e come top coat, si potrebbe dire, per le labbra, ho preferito questo che è il solito Rouge Timide oppure Blush, perché è un lucidalabbra che ha due nomi, di Burt's Bees, vedete che lo sto finendo, perché infatti lo uso sempre, è molto stabile, dà una luminosità molto molto carina che ricorda molto lucidalabbra fatti di ingredienti sintetici, e quindi mi piace molto. In questo momento invece sulle labbra ho questo, che è un lucidalabbra di Alterra, edizione limitata, e questo, sebbene sia uscito proprio negli ultimissimi giorni di aprile,
Non posso dire che sia diventato immediatamente un favorito, perché come lucidalabbra è un lucidalabbra, questo tubetto rilascia poco prodotto. Quel poco prodotto bisogna stare attenti a come lo si distribuisce perché tende ad andare nelle pieghette, però standogli un po' dietro inturgidisce leggermente le labbra perché è vagamente mentolato, ma veramente poco poco, e ha una colorazione che di per sé è una colorazione che ingrandisce le labbra e che sta bene alle persone con i miei colori sulla faccia. Quindi questo è il motivo per cui negli ultimi giorni del mese di aprile io ho usato piuttosto consistentemente questo lucidalabbra e per questo lo vedete sulle note finali di questo video. Appunto, questo video sta finendo, io dico grazie per aver guardato il video fin qui. Vedete da come cerco di ingoiare che sta arrivando il momento tosse e oggi mi piacerebbe tossire fuori dal video e non nel video, ma non sono neanche sicura di riuscirci perché vedete che proprio sto ecco, non ci sono riuscita, vabbè. Ciao!